Oggi dunque è il primo giorno dell'anno, di questo nuovo anno. Guardare a un anno nuovo che comincia è un invito a guardare alla vita, a guardare con speranza. Vabbè, non ci facciamo illusioni, nel senso che siamo già abbastanza svezzati, no? Però sempre è importante ricominciare guardando in avanti. Un po' dimentichi, come dice San Paolo, dimentichi del passato e protesi verso il futuro. E il nostro futuro è certamente Dio. E dunque il primo giorno dell'anno per iniziare un tempo nuovo, una vita rinnovata, potremmo dire così. Primo giorno dell'anno, poi oggi in modo particolare la Chiesa ci chiama a venerare, a ricordare Maria, Madre di Dio. E noi siamo qui in un santuario dedicato alla Madonna, sapendo che questa Madre di Dio, Gesù ce l'ha consegnata come madre quando ci ha lasciati, morendo per noi sulla croce. Ci ha consegnati a Maria, ci ha dato in eredità la maternità di Maria. Quindi siamo sotto la custodia materna di Maria. Poi oggi ancora la Chiesa ci invita a pregare per la pace. È la giornata della pace che ci ricorda il bisogno che abbiamo di pace, una pace che non è solo una pace tra i popoli, anche se di quella c'è bisogno, fortemente bisogno, e perché rischiamo sempre continuamente dei conflitti, di tipo prima economico, poi politico. Quindi c'è bisogno di pace, ma una pace anche in famiglia, quanto le famiglie hanno bisogno di ricostruire la pace. E c'è anche bisogno di pace con noi stessi, di costruire questa pace con noi stessi, con la nostra storia, con la nostra vita, anche con quelli che sono stati i nostri fallimenti. Chissà, quando eravamo giovani, chissà quali desideri avevamo di realizzare chissà che cosa. Poi la nostra vita, con tante vicende che ha avuto, lieti e meno liete, allora è stata una vita così, un po' così, che forse non ci aspettavamo tanto, e abbiamo bisogno di riconciliarci con la nostra storia. E questo è possibile se entriamo, costruiamo la pace con il Signore. Dunque questi temi ci toccano oggi da vicino in questo primo giorno del nuovo anno, e speriamo di salutare l'anno che se n'è appena andato, sperando di dimenticarlo presto per tutto quello che ha lasciato in eredità. E oggi è anche il tempo però della benedizione di Dio. Ecco, iniziamo questo tempo nuovo alla luce della benedizione di Dio. Dio vuole che noi ci sentiamo benedetti da Lui. Cioè vuole che noi ci sentiamo custoditi da Lui. Questo dice, avete sentito nella prima lettura di oggi, no? Quante volte l'abbiamo sentito tutti. Ogni anno, all'inizio dell'anno, c'è sempre questa lettura. Dio ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Dunque è il giorno che siamo invitati a guardare, a riconoscere la benedizione di Dio. La Chiesa poi, al termine della celebrazione eucaristica, oggi dà una particolare benedizione ai fedeli per l'inizio dell'anno. Allora il Signore vuole che ci rendiamo conto che siamo
sempre sotto la sua benedizione, la sua protezione, la sua custodia. È il giorno in cui siamo invitati a riconoscerci benedetti da Dio e a diventare persone di benedizione. L'invito è che riconoscere che il Signore ci custodisce e ci fa grazia perché ci rivela il suo volto. Allora, pensando a questo, possiamo dire, ma allora la benedizione cosa consiste? Nella prosperità? Noi pensiamo alle volte, no? Che la benedizione consista nella prosperità, nel benessere fisico, di salute, nel benessere familiare, nel benessere economico. Uno è benedetto da Dio se tutte le cose gli vanno bene. Non è così. Perché quando tutte le cose vanno bene, non è detto che noi diventiamo persone migliori. Alle volte proprio quando le cose vanno bene siamo più propensi a pensare a noi stessi che a pensare agli altri, ad esempio. Quando ci si arricchisce si rischia di diventare avari, ad esempio, attaccati ai soldi, al denaro. Allora non è detto che la benedizione consiste in quello. La benedizione consiste nel farci dono da parte di Dio di un cuore santo, di un cuore buono, di uno spirito che ci rende persone migliori. Allora se è così, vuol dire che sempre siamo sotto lo sguardo di Dio che vuole fare di noi delle persone migliori. Allora, se questa è la chiave di lettura, possiamo dire, ma allora anche i momenti difficili, anzi forse proprio i momenti difficili, sono momenti nei quali Dio lavora nel cuore degli uomini per rendere gli uomini persone migliori. Chissà se l'esperienza triste, tragica della pandemia che abbiamo vissuto nel 2020 non possa nel 2021 manifestarsi come l'occasione che abbiamo avuto per diventare persone migliori e riscoprire valori che stavamo dimenticando. Se lo augurano tutti questo, basta leggere i giornali, ma un po' tutti quando cercano di reagire a quella che è stata la difficoltà si interrogano in questo senso. Ma questo avviene perché Dio ci custodisce, cioè perché Dio ha permesso la pandemia, ma con un intento suo ben preciso, che è quello di portare il cuore dell'uomo a riflettere di più su se stesso, a non correre in modo forsennato verso il mercato dei consumi, ma a riflettere di più su se stesso e a imparare a custodire quei valori che rischiava di dimenticare. Ecco allora che Dio ci custodisce, Dio ci benedice. Ma tutto questo ci impegna, a nostra volta, a diventare custodi. Custodire i fratelli e le sorelle nel nostro affetto, nella nostra preghiera, nel nostro servizio, nella nostra stima verso di loro. Custodire la parola di Dio nel nostro cuore, perché senza Dio non andiamo da nessuna parte. Le persone che sono senza Dio sono persone schiave di se stesse. Allora accogliamo questo giorno di benedizione che ci invita a riconoscere la grazia di Dio
che sempre ci custodisce, soprattutto nei momenti difficili, perché in quei momenti la grazia di Dio che opera in noi ci rende persone migliori. Allora cosa posso augurarvi? Che sia un anno migliore? Questo certamente ve lo auguro. Posso anche augurarvi che possiate quest'anno diventare persone migliori? Questo avverrà se il nostro cuore è aperto alla custodia di Dio, all'amore verso Dio, a riconoscere la grazia di Dio nella nostra vita, la sua benedizione su di noi. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.